Un paese digitalizzato è più sicuro o è più vulnerabile? Il digitale, la digitalizzazione, l'uso della rete, di internet, permettono ovviamente a tutti di essere collegati con tutto. E questo, da questo punto di vista, sicuramente un paese con un grado di digitalizzazione molto maggiore è sicuramente un paese più sicuro, perché pensiamo per esempio ai controlli autostradali, pensiamo ai controlli aerei, alla possibilità di monitorare in tempo reale situazioni di crisi, pensiamo a tutto quello che riguarda l'aiutare il processo decisionale, perché tutte le informazioni, i dati, big data possono essere convogliati per risolvere problemi di grande complessità. Quindi da questo punto di vista sicuramente la digitalizzazione è sinonimo di maggiore sicurezza. Dall'altro canto, ovviamente noi dobbiamo pensare che tutto è collegato, dal grande supercomputer è collegato allo smartphone, che è collegato con il termostato di casa, con la lavatrice e così via. Quindi in questo sistema, in questo ecosistema digitale sempre più denso, sempre più ovviamente interconnesso, succede che dei birbanti, e non sempre dei semplici giovani hacker o crackers, come dir si voglia, ma spesso delle agenzie nazionali di stati anche molto importanti, vadano a definire delle tecniche, dei malware, del software cattivo in grado di entrare nella rete e attaccare per esempio un ospedale, una banca, mettere in crisi il sistema economico di un paese e con idea ovviamente di andare a destabilizzare quel paese. E qui in questi casi si aprono scenari veramente distopici come la cyber war. Quindi la cultura digitale è molto importante, perché di fatto molto spesso i problemi derivano dalla persona, da un cattivo uso che si fanno delle tecnologie digitali o diciamo da azioni di igiene digitale che non vengono rispettate. Ad esempio, per esempio, quello di utilizzare password facilmente individuabili, quello di tenere sempre acceso il computer, sempre e comunque, anche quando non serve, la possibilità di non utilizzare software aggiornati, non utilizzare degli antivirus aggiornati e così via. Tutto questo sono errori che vanno evitati, e quindi il perimetro nazionale deve essere difeso anche dal punto di vista della guerra cibernetica. Ci sono azioni in questo senso, l'educazione è molto importante, ma non solo e non basta, ci vogliono specialisti per fare questo tipo di operazioni. Quindi da questo punto di vista la domanda si trasforma nel fatto: i benefici che la digitalizzazione offre alla nostra società sono maggiori dei problemi eventualmente derivati da questa esposizione a questi rischi? La mia personale opinione è che i benefici siano maggiori, ma che bisogna stare in guardia sempre e comunque.